Oggi andiamo a cuocere questi sfogliavelo di Giovanni Rana alla ricotta e spinaci. Li andiamo ad aprire. Prima di tutto ho preparato l'acqua, ho fatto bollire dell'acqua e quando ha raggiunto il bollore, i 100 gradi, ci ho messo un pochettino di sale e poi ci ho tuffato dentro questi. L'odore che si sente di più è il formaggio e sembrano gustosi. 2 minuti. Dopo aver tuffato gli sfogliavelo per 2 minuti, non cuoceteli troppo e non toccateli troppo con il cucchiaio di legno perché altrimenti si rovinano, si sfaldano, sono veramente delicati. E li ho tirati fuori scolandoli con un colino. Questo procedimento l'ho fatto antecedentemente alla cottura degli sfogliavelo ricotta spinaci. In un pentolino ho messo un po' di burro, l'ho fatto sciogliere. Una volta che il burro si è sciolto, comunque tutto in quantità QB, ci ho messo all'interno del pentolino un po' di salvia. Io ho utilizzato della salvia secca, già macinata. Se avete voi l'opportunità, utilizzate pure quella fresca. Io in questo momento ho solo questa a casa. Ho fatto cuocere la salvia secca assieme al burro per circa un minuto e mezzo, non di più, perché comunque non deve bruciare. Piuttosto preparate il condimento con la salvia e lasciate la salvia con il burro sciolto a fuoco spento, in modo che la salvia continua nel frattempo che gli sfogliavelo vengono pronti ad insaporire tutto il burro. Ok, una volta arrivati a questo punto, possiamo tuffare gli sfogliavelo dentro al sugo burro e salvia. Come vedete, è un condimento semplice. Se volete, potete metterci anche un po' di pepe perché comunque con la ricotta sta bene anche il pepe. Io in questo caso non ce l'ho messo. Sono andata a mescolare il tutto mantecando, muovendo la pentola e questo è il risultato finale. Io li ho trovati molto buoni. Sicuramente sono cose che ricomprerei in futuro qualche volta. E il video è terminato. Ciao.